Allora, se i partecipanti al panel della mattinata prendono posto. Due parole rapidissime sull'organizzazione. Mi dicevano che in modo da dare anche poi dopo spazio alla fine per un po' eventualmente di domande e di interventi, procediamo adesso direttamente alla appunto tavola rotonda della mattinata senza pause particolari. Il fuoco dell'attenzione della tavola rotonda della mattinata dovrebbe essere soprattutto quello di cercare di dare una panoramica di posizioni diverse, perché indubbiamente sul tema che è oggi al centro della nostra riflessione, che è quello del cambiamento, direi, non solo dei libri di testo, ma in generale delle risorse di apprendimento, lo sviluppo di strumenti, di tipologie nuove di risorse di apprendimento, è un tema che evidentemente suscita, propone anche tesi, posizioni diverse, e credo che sia opportuno avere un'idea di questa panoramica di opinioni e posizioni anche diverse. Opportuno anche perché noi sappiamo che il discorso sugli strumenti di apprendimento non è un discorso che sta per aria, che riguarda soltanto la forma o l'organizzazione di particolari tipologie di testi, ma è una cosa che naturalmente ha ricadute, si collega molto strettamente anche con l'organizzazione della didattica. Allora, nell'introdurre, io oggi, stamattina mi limito naturalmente soltanto a introdurre i partecipanti alla tavola rotonda, ma forse facendo una brevissima riflessione di contesto iniziale. Se noi cerchiamo un pochino di distribuire le varie posizioni che ci sono su questo tema su una sorta di scala ideale, poi i partecipanti al panel potranno dire se e quanto si ritrovano in questa immagine, ma mi pare che noi abbiamo almeno quattro tipologie di posizioni diverse, con naturalmente tante sfumature intermedie. C'è una tesi forte, che ritiene che sostanzialmente con il digitale e soprattutto direi con l'apertura al mondo dei contenuti digitali accessibili via rete, venga meno sostanzialmente la necessità di un strumento di riferimento canonico, come era stato tradizionalmente il libro di testo. Al posto di un canone unico c'è una pluralità di posizioni e di punti di vista che sono rappresentati da contenuti, posizioni, materiali in qualche misura granulari disponibili in rete, e che quindi si possa proporre un modello di apprendimento che in qualche modo sostituisce, fa a meno del libro di testo come risorsa canonica, fa a meno anche di risorse in generale di riferimento, e invece lavora molto sull'aggregazione, sulla composizione per aggregazione di risorse di un percorso didattico direttamente a carico dei docenti e degli insegnanti. Direi che questa è una prima posizione che sicuramente è presente. Poi c'è chi invece ritiene che sia ancora necessario utilizzare, accanto magari a risorse più granulari ed eterogenee, alcune risorse o una risorsa di riferimento forte, ma ritiene che gli strumenti del digitale permettano di cambiare i meccanismi di produzione di questo, di questi strumenti di riferimento, passando in gran parte da una produzione in mano, a pochi, a una produzione invece diffusa e distribuita in mano direttamente agli insegnanti. Da questo punto di vista si lavora sulla costruzione di risorse di riferimento, ma risorse di riferimento che sono costruite direttamente dagli insegnanti. C'è poi, direi, una terza posizione, per cui di nuovo è importante avere strumenti e risorse di riferimento, oltre a risorse, più granulari e distribuite, ma la produzione di queste risorse di riferimento può certo coinvolgere gli insegnanti, ma anche una sua specificità professionale, ha una sua complessità organizzativa,
e richiede quindi delle professionalità specifiche che possono certo essere ben fornite anche da insegnanti opportunamente organizzati o auto-organizzati, ma con un tipo di organizzazione piuttosto forte, diciamo, un impianto che comunque richiede un mix di competenze, professionalità editoriali piuttosto complesse, anche perché queste risorse, oltre a essere prodotte, devono essere anche prodotte in forma autorevole, in forma validata, e credo che anche il tema della validazione delle risorse è un tema su cui probabilmente intanto dobbiamo riflettere, poi probabilmente ci saranno posizioni diverse, c'è chi ritiene che la validazione possa essere fatta bene dal basso, dagli insegnanti stessi, per esempio organizzati all'interno dei dipartimenti scolastici, quindi all'interno, diciamo, di gruppi di insegnanti che insegnano le stesse materie in una data scuola, e c'è chi ritiene invece che magari accanto a questa validazione dal basso ci sia comunque opportunità, almeno in alcuni casi, per dei meccanismi di validazione che siano un po' più complessi, un po' più raffinati. E immagino che anche questo sarà un tema su cui potremo dibattere. C'è poi una quarta posizione, direi, che non è rappresentata a questo tavolo, perché credo che nessuno di noi la condivida in pieno, ma che è importante, io credo, ricordare nel fare un quadro complessivo, che è l'idea che ci sia ancora un notevole vantaggio cognitivo nella strumento cartaceo, perché lo strumento cartaceo permette un livello di concentrazione e, diciamo, di evita un elemento di distrattività che è in qualche modo presente nell'ambiente digitale. Questa è una posizione che è stata sostenuta di recente da Roberto Casati e credo sia la posizione più interessante, diciamo, del fronte di chi sostiene ancora un ruolo molto forte per la carta, perché sottolinea, indipendentemente dall'accordo o meno con questa posizione, dicevo, credo che probabilmente noi, le persone alla tavola rotonda, non siamo d'accordo con questa idea, però credo che sottolinei un aspetto importante, cioè anche la costruzione di strumenti di apprendimento digitali richiede una riflessione specifica sul design delle situazioni di apprendimento. Di nuovo, gli strumenti di apprendimento digitale non sono qualche cosa di sospeso per aria e bisogna andare a vedere, verificare concretamente il design di questi strumenti in funzione del design delle situazioni di apprendimento. Allora, certo, dei rischi di distrattività in certi casi ci possono essere e vanno affrontati a livello di design delle situazioni di apprendimento e di design degli studenti. Quindi credo che anche chi non è d'accordo con questa posizione, diciamo, di attenzione, sottolineatura particolare degli aspetti della carta, però debba considerare molto con attenzione la questione che riguarda il design delle situazioni di apprendimento, e quindi credo che sia una posizione che comunque dobbiamo un po' tenere presente nella discussione, anche perché appunto non è direttamente rappresentata da qualcuno di noi. Io ho cercato di dare un quadro il più possibile neutrale, per quanto è possibile naturalmente, poi le mie idee le dirò nel pomeriggio, io qui c'ho invece soltanto il compito, diciamo, di cercare un pochino di dare man mano la parola ai colleghi che sono intorno alla tavola rotonda. Non seguirò proprio strettamente l'ordine alfabetico, che è quello che è, perché credo che possa essere opportuno cominciare da Roberto Maragliano, che è un po' il nostro decano, diciamo, un decano giovane, ma è la persona che quando credo tutti noi abbiamo cominciato a riflettere sul digitale a scuola già c'era, cioè aveva già cominciato a scrivere su questi temi, aveva già cominciato a riflettere su questi temi. Io mi ricordo discussioni con Roberto in casa editrice La Terza, quando appunto lui aveva pubblicato i suoi primi libri, credo effettivamente ormai più di una ventina di anni fa. Roberto fra l'altro ha partecipato, se non sbaglio, nel 1997 al tavolo ministeriale, anzi ha partecipato come coordinatore al tavolo ministeriale sui nuovi saperi, e dal 97 è passato tanto tempo. Roberto è sempre una delle persone più attive nella riflessione su questi temi, e proporrei quindi di cominciare con lui la nostra discussione. Credo che forse anche per le riprese di Rai Educational sia utile se chi interviene viene qui, ma chiederei a tutti
di tenerci su tempi molto stretti, lo sapete già, abbiamo già diffuso questa, anche per poter avere dopo un po' di discussione, tenerci sui 10 minuti per intervento e non superare i 10 minuti. Benissimo, io farò un discreto tap tap sul mio microfono quando siamo intorno ai 9 minuti.